Amici di Studio 100 by Night, ben ritrovati. Questa sera un grandioso appuntamento con il glamour. Seguite il by Night, non perderete l'occasione per stupirvi. Benvenuto Lele Mora, ben ritrovato, devo dire, ormai è da un anno che non ci si vede, ma tu sei sempre in perfetta forma, complimenti da parte mia. Grazie, cerchiamo di tenerci, poi veniamo qua in questa terra meravigliosa dove si sta bene, si mangia bene, c'è un sole che è stupendo, la vita è bella, bisogna viverla. Addio Sardegna, Lele Mora ora punta su Lucano. L'agente dei VIP si è trasferito nella città svizzera nei prossimi giorni e ha anticipato aprirà un ristorante in pieno centro, ma che si raggiunge solo in barca. La scelta è stata riferita dallo stesso imprenditore nei corridoi della sezione fallimentare del Tribunale di Milano, dove si trovava per presentare l'istanza di concordato preventivo per evitare il fallimento della sua società di intermediazione artistica, LM Management. Quando gli è stato chiesto come mai si fosse rotto il sodalizio con Flavio Briatore e Daniela Santanché, i due ex soci del billionaire con Mora, lo stesso Lele ha spiegato che non è successo niente di particolare. Ho pensato di cedere la mia quota, circa un 10%, non per screzzi, ma per una scelta personale. Al posto della Sardegna, per Mora è meglio lanciare zone che possano dare migliori business, tipo Lugano, ma anche Puglia e Sicilia. Dopo tanto soffrire, dopo l'inchiesta a Vallettopoli, ha detto Mora, che si è chiusa con l'archiviazione a Potenza e il proscioglimento a Milano, abbiamo presentato l'istanza di ammissione al concordato preventivo per evitare il fallimento, cercando di chiudere così un periodo difficile e controverso della mia vita. E tu in che maniera ti stai attrezzando per quest'estate? Io lavoro purtroppo, o per fortuna, tutti i giorni. Sto andando a aprire in tutta Italia 100 Lele Mora Privé che li inauguro io, poi ritornano i miei artisti a fare le ospitate. Non ti manca un po' la Puglia quando sei su? Beh, io devo dire che la Puglia è meravigliosa, la gente pugliese è stupenda, io ho tantissimi collaboratori che sono pugliesi e tantissimi amici e credo che è una terra veramente che ha delle grandi possibilità, mare, sole, alimentazione e poi chi più ne ha più ne metta, veramente magica, si bene, può dire magica. Bene, bene, bene. E la tua scuderia come va? La mia scuderia è ottima, in grande forma, devo dire che il lavoro non manca in questo periodo, dopo
tanti casini, tante situazioni che non sono state delle migliori, oggi siamo veramente in grande ascesa. Lei è a conoscenza che artisti, concorrenti e loro manager possono comprare pacchetti di televoti nei call center per vincere gare canore e reality? Caro Ezio, credo che questa cosa si faccia da tempo. E ti spiego anche il perché. Se tu hai voglia di far crescere un artista, è dentro un gioco, è dentro un reality, è dentro fare altre cose, tu ti muovi per far sì che questo artista vinca. Ad esempio nell'Isola dei Famosi io mi ricordo nel primo anno con Walter Nudo, che era un artista che lavorava con me, parenti, amici, anch'io qualche cosa ho fatto perché vincesse o prendesse tanti voti, e ci si è adatta in mille versioni, ma questa è una cosa oramai storica, si fa da tanti anni. Anche i cantanti quando andavano a Sanremo, anche loro si prendevano le cartoline, se le compravano loro e se le spedivano. Così succede oggi, specialmente se tu credi in questa tipologia di persona che stai per promuovere, per lanciare. Cosa ha fatto per aiutare Walter Nudo? Ho suggerito agli amici e ai parenti di prendere tante schede telefoniche, tante situazioni sul call center per arrivare alla votazione e far vincere il nostro prediletto. Credo che abbiamo investito tra zii, parenti, genitori, amici un 50 milioni di lire a quel tempo. Le risulta che altri artisti e i loro manager abbiano utilizzato questo sistema? Ma che sappia io sì, tanti si danno da fare. So per certo, non è bello fare i nomi, faccio i complimenti a Striscia che è riuscita a scovare anche questa cosa qua. So che lo fanno perché, sai, è lavoro, vincere un premio è importante, specialmente se è un premio in denaro, anche perché il primo premio porta sempre a delle situazioni belle, a dei lavori che arrivano dopo e tante altre cose. Ecco perché a volte si fa questa tipologia di investimento. Ricorda qualche altro caso di vittoria grazie all'acquisto massiccio di televoti? Ma ricordarmene ce ne sono talmente tanti, ma adesso tanti programmi, tanti reality, tanti concorsi vengono usati questi sistemi e io non mi ricordo, a dirti la verità, qualche altro, perché lavoro talmente tanto, faccio talmente tante cose che non sto qua, però diciamo che ho cercato tramite gli amici, tramite i parenti, tramite altre persone di dare una mano a chi fa questo per portare alla vittoria questa tipologia di artisti, che poi abbiamo un rientro effettivo e lavorativo. Su Mora, fuori nomi! Ne ho già fatto uno, mi sembra già tanto. Ma conta più avere i soldi per comprare i televoti o avere il talento? Io dico che oggi è importante il talento, talento che ne abbiamo poco purtroppo. Oggi si lavora tanto con delle persone inventate che non hanno il talento. Chi ti sei portato stasera? Ma siamo qua stasera in divertimento, non di lavoro. Non in veste ufficiale, allora. Esatto. Allora, buona serata e che dire, ci rivedremo magari con i grandi tuoi successi a cui siamo abituati e ci racconterai di come sta andando. Beh, stiamo programmando la stagione televisiva 2009-2010, credo che ne usciranno qualcosa di carino e qualcosa di bello. Grazie Lele Mora. Ciao, buonanotte a te, grazie a te.